dispiacere e con il rammarico di un mancato coordinamento con i colleghi del Senato, e lo facciamo però contestualmente aspettando che dal Governo arrivi quella spinta propositiva a riempire di contenuto questo disegno di legge che a conti fatti in questo momento può sembrare e di fatto sembra una sorta di scatola vuota. È stato detto che la Convenzione è stata firmata circa 20 anni fa, nel 96, è stato detto come l'Italia l'abbia riconosciuta circa 10 anni fa, ecco, non vorremmo aspettarne altri 10 o nel peggiore dei casi altri 20 prima di sapere esattamente questa Convenzione in che modo può tutelare l'infanzia, cominciando a tutelare quell'infanzia che è più sola, quell'infanzia che non ha famiglia e che sperimenta nella mancanza di famiglia il più grosso vulnus che può toccare a una persona, ma che può toccare in senso lato anche un'intera società. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Palese. Sì, grazie Presidente. Siamo alla terza lettura di questo provvedimento. Forza Italia aveva votato a favore già nella prima lettura. Arriva completamente svuotato da parte dell'altro ramo della Camera. Comunque ribadiamo anche su questo provvedimento il voto a favore. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare l'onorevole Scagliusi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, prendo brevemente la parola per illustrare i motivi dell'astensione del mio gruppo. Allora, questa convenzione è del 96, quindi arriva con 20 anni di ritardo alla ratifica e solo perché siamo sottoposti, abbiamo il rischio dell'infrazione europea. Naturalmente questa è una ratifica che tutela l'interesse del minore, delle famiglie che intendono adottare. Noi nella prima lettura di questa ratifica qui alla Camera abbiamo votato favorevolmente. In Commissione abbiamo anche lavorato di concerto con gli altri gruppi per migliorare questa ratifica proprio nella parte che prevedeva la regolamentazione e l'attuazione della CAFALA. Il problema è che nella seconda lettura al Senato questa parte è stata completamente stralciata. Quindi la parte sulla CAFALA non c'è più. La Convenzione è stata svuotata. E si è il